Oggi provo a raccontarvi il recente Dubai Future Forum a cui ho partecipato ad ottobre nella cornice del Museo del Futuro di Dubai, una bellissima struttura architettonica con mostre anche interattiva sul tema dei futuri. Al Dubai Future Forum, organizzato dalla Dubai Future Foundation, erano presenti oltre 1.000 persone e centinaia di esperti di Future Studies, ed è stato in effetti uno dei più grandi meeting sul tema dei futuri degli ultimi anni, con 30 sessioni tematiche in cui oltre 70 esperti hanno cercato di fare il punto su ciò che potrebbe essere il nostro futuro. Si è discusso ad esempio della possibilità di diventare una specie interplanetaria. Si prevedono infatti investimenti nell'industria spaziale fino a 20 trilioni di dollari entro il 2040. Nei prossimi 50 anni vedremo sempre più persone prosperare nello spazio. Potremmo testare la vita sulla Luna entro pochi anni, per qualcuno 5, per qualcuno 50 e anche su Marte entro pochi decenni. In generale ci stiamo muovendo verso una società in cui esseri umani e intelligenza artificiale sono sempre più connessi e potremmo vivere con macchine e intelligenze artificiali senzienti, indistinguibili dagli esseri umani, mentre gli avanzamenti dell'intelligenza artificiale si misureranno addirittura in secondi. Potremmo riuscire a creare i primi esseri umani immortali entro il 2030, visti i rapidi avanzamenti della ricerca scientifica sulla longevità umana e sulla lotta alle malattie. Probabilmente il costo del mantenimento dell'informazione umana diminuirà in maniera significativa nei prossimi anni e il focus del benessere sarà la conoscenza, mentre la moneta digitale e i mezzi di scambio subiranno un cambiamento radicale e anche l'approvvigionamento energetico potrebbe cambiare, ad esempio con l'energia solare spaziale o estraendo idrogeno dall'acqua marina per creare una nuova era di energia rinnovabile. Se non capiamo però come le tecnologie emergenti, il vero fattore abilitante di molte opportunità, potranno creare alternative di benessere nel futuro, non saremo capaci di cogliere tutte queste potenzialità, e di definire per questo politiche adeguate. Quindi dobbiamo, ad esempio, analizzare con urgenza le condizioni iniziali dell'intelligenza artificiale in vista dei necessari accordi internazionali, e capire che le norme possono essere o meno fattori abilitanti. Le aziende sempre più influenti e i governi devono cercare di lavorare insieme per definire gli standard e le risposte internazionali di cui abbiamo bisogno, con esperti non solo legali, ma anche tecnologici ed esperti di futuri. Non dimentichiamo però in questo processo di focalizzarci anche sulla qualità della nostra vita, sulla nostra umanità, oltre che sulla tecnologia, affrontando ad esempio l'urgente bisogno di situazioni veloci ed efficaci per il divario digitale. Durante il Dubai Future Forum si è parlato di tanto altro, come ad esempio della necessità di rendere più concreti i rischi globali che minacciano la nostra stessa esistenza, per essere così più motivati a trovare soluzioni adeguate. Si è parlato anche della necessità di migliorare il nostro pensiero interdisciplinare e critico e naturalmente dell'importanza di prendere il futuro, soprattutto per i giovani che devono diventare parte della discussione per migliorare le nostre prospettive, magari attraverso gamification partecipativa e futuri esperienziali per catalizzare visioni e cambiamento. Insomma, emerge dal forum la consapevolezza che la Futures Foresight sia uno dei più importanti strumenti che abbiamo a disposizione per approcciarci e prepararci ad un mondo VUCA, come si dice nel campo dei Future Studies. Però la Foresight non sta avendo l'impatto desiderato su quello che viene definito anche nel forum virus del presentismo. Un virus che dilaga a causa di incertezze e paure. Allora dobbiamo parlare del futuro in maniera deliberata ed esplicita e dobbiamo cercare di capire già ora quale potrà essere la prossima era della foresight, della previsione sociale. E anche per questo il Millennium Project, la Dubai Future Foundation e l'Association Professional Futurists hanno firmato durante il forum un accordo di collaborazione di 5 anni per fondare la nuova Global Future Society, accordo sottoscritto in partnership anche
anche dalla World Future Studies Federation e dal Public Sector Foresight Network. Questa nuova Global Future Society nasce con l'obiettivo di creare un network di collaborazione sui futuri per identificare le principali sfide di fronte a cui ci troviamo e definire e coordinare gli sforzi congiunti per indirizzarle. Nel frattempo ci vediamo al prossimo Dubai Future Forum il 27-28 novembre 2023. Grazie e alla prossima puntata.